Sono Carlo Marella, il sostituto del coordinatore regionale dei soccorsi speciali della Croce Rossa Italiana. Siamo qui all'ingresso del paese, su Via Roma, la strada principale, e stiamo supportando oggi i vigili del fuoco nel recupero delle salme. Nei giorni precedenti invece abbiamo partecipato insieme al soccorso alpino alla ricerca e soccorso dei dispersi nel paese. Partita, poi sentita, arrivata. Sì, si è sentita proprio. Essere... Da tutti i mezzi, eh. Proprio adesso c'è stata l'ulteriore scossa sismica e stiamo aspettando il rientro di una squadra che è andata a recuperare una salma. I reparti di soccorso sono partiti la mattina del 24, sono stati inviati immediatamente personale altamente formato per il recupero delle vittime dell'evento. A seguito di questo personale sono stati mandati i volontari di tutte le attività presenti dalla Croce Rossa in campo nazionale, a iniziare dal supporto psicologico ai soccorsi speciali. Tutto il sistema d'emergenza nazionale è stato messo immediatamente in allarme fin dai primi minuti dopo l'evento, fino ad arrivare nella giornata 24 ad avere 450 volontari presenti sul territorio impegnati in diverse attività di soccorso.